In questo video vediamo come si ricava la legge dei punti coniugati e si misura allo stesso tempo la distanza focale di uno specchio concavo o anche di una lente convergente. Noi qui lo facciamo per uno specchio concavo. La situazione sperimentale è questa: abbiamo lo specchio concavo e una lampadina che poniamo a distanze diverse dallo specchio, posizione 1, 2, 3, 4 e così via. In corrispondenza di ciascuna posizione andiamo a raccogliere con uno schermo l'immagine, di questa lampadina, che si formerà nelle posizioni 1, 2, 3, 4 e così via. L'esperimento lo realizziamo ponendo la lampadina, a partire da posizioni maggiori della distanza focale, quindi lavoriamo soltanto oltre il fuoco. Questo perché sappiamo che se noi poniamo la lampadina tra il vertice dello specchio e il fuoco, l'immagine non si forma più reale, ma si forma un'immagine virtuale, dall'altra parte dello specchio, che non possiamo però raccogliere con uno schermo, in quanto questa immagine virtuale non è formata dai raggi veri di luce. I raggi luminosi, infatti, dopo aver rimbalzato sullo specchio, vengono riflessi nella parte destra e divergono, quindi non si incontreranno mai i raggi veri. Non si forma l'immagine reale, ma si incontreranno i loro prolungamenti geometrici all'indietro da questa parte e daranno quindi origine a un'immagine virtuale che non è però focalizzabile su uno schermo. Ora l'esperimento si potrebbe fare lo stesso, è più complicato, ma per noi è più semplice realizzarlo soltanto con le immagini reali. Quindi la lampadina la faremo scorrere soltanto dal fuoco in avanti. Sappiamo anche che mentre la lampadina si allontana dallo specchio, l'immagine si avvicina e intanto che si avvicina allo specchio diventa sempre più piccola. Sappiamo che se la lampadina la posizioniamo a distanze sempre crescenti, virtualmente all'infinito, l'immagine si forma praticamente nel fuoco. Viceversa, se noi poniamo la lampadina nel fuoco, l'immagine si forma infinitamente grande e all'infinito. Questo può essere un modo per farsi una prima idea di quanto vale la distanza focale di questo specchio. Infatti, se noi vediamo che l'immagine si forma molto grande su una parete lontana, per esempio a 10 metri di distanza, vuol dire che abbiamo messo la lampadina molto vicino al fuoco, cioè appena oltre il fuoco. Questo è esattamente quello che abbiamo fatto nella prima misura. Abbiamo posto la lampadina in una posizione che è risultata 22 centimetri, in modo tale che la sua immagine si formasse molto lontana, quasi 8 metri, si formava su una parete lontana. E questa è la prima coppia di punti che andiamo a posizionare in questa tabella. La tabella è formata da due colonne, P e Q, che rappresentano P la distanza tra il vertice dello specchio e la lampadina. Invece Q è la distanza tra il vertice dello specchio e lo schermo sul quale si forma l'immagine. Dunque la prima misura è 22 centimetri P e 7 metri e 84 Q. Questo è 7 metri e 84. Poi abbiamo spostato progressivamente la lampadina allontanandola dallo specchio. Vediamo infatti 25 centimetri, 27, 35 e così via. L'immagine si avvicinava allo specchio. 1,42 m, un po' meno di 1 m e così via. Come indicato in questo disegno, P cresce 1, 2, 3, 4, e mentre invece Q diminuisce. Questo è il primo valore di Q, il secondo, il terzo, il quarto. Come si vede anche da questo disegno, ogni P ha la sua Q. Ogni posizione della lampadina, per esempio la posizione 1, ha la sua posizione dell'immagine, quindi la sua Q. P e Q si chiamano punti coniugati. Si vede anche dalla tabella ogni P e il suo valore di Q, ogni P la sua Q, come se fossero marito e moglie. Uno cresce, l'altro diminuisce, o viceversa. Mentre facevamo crescere P, abbiamo cercato qual era quella posizione della lampadina, la posizione 3, in questo disegno, che faceva formare l'immagine nella stessa posizione della lampadina. Quindi abbiamo messo lampadina e schermo affiancati in modo tale che l'immagine si formasse dove era la lampadina, naturalmente immagine capovolta. E abbiamo visto che questo accadeva quando la distanza tra il vertice dello specchio e la lampadina era di 43 centimetri.
Allora anche l'immagine si formava nella stessa posizione a 43 cm e questo già ci permette di fare una misura abbastanza precisa della focale dello specchio. Infatti noi sappiamo che quando accade che l'immagine si forma nello stesso posto della lampadina, vuol dire che la lampadina è stata posta nel centro dello specchio. Il centro si trova a una distanza dal vertice dello specchio pari a due volte la focale. Quindi se la focale è la distanza tra vertice e fuoco, il centro è pari a 2F, cioè dista dal vertice 2F, due volte la focale. Quindi questi 43 cm è il doppio della focale. Ma allora la focale è la metà di 43 cm, è 21 cm e mezzo. E si conferma che la nostra prima misura era stata eseguita con la lampadina appena oltre il fuoco. Se la focale è 21 cm e mezzo, 22 cm è appena oltre il fuoco. Dunque F dista dal vertice 21 cm e mezzo e questa nostra prima misura è stata fatta appena mezzo centimetro più là, a 22 cm. Tuttavia vedremo che grazie a tutte queste misure sperimentali potremmo ottenere una misura della focale dello specchio anche più precisa e soprattutto con l'incertezza di misura. Inoltre dobbiamo cercare la legge dei punti coniugati che lega P e Q, marito e moglie, e li lega attraverso proprio la focale dello specchio. Quindi cerchiamo una relazione che lega P e Q attraverso F. Quale potrebbe essere questa relazione? Noi abbiamo dei numeri che crescono qua, quindi P crescente, e dei numeri che diminuiscono nell'altra colonna, Q diminuisce. Quando abbiamo due serie di numeri, una che cresce e una che diminuisce, potrebbe accadere questa situazione, che la loro somma rimane costante. Infatti, qui per esempio abbiamo questi numeri che crescono da 1 a 7 e questi altri che diminuiscono. 1 più 9, 10, 2 più 8, 10, vediamo che la somma rimane costante. Potrebbe essere il nostro caso, vediamo se è vero che la somma tra queste coppie di punti rimane costante. Non è così, è chiaro che 22 più 784 supera gli 8 metri, non può essere uguale per esempio a 55 più 34 che è meno di un metro. Quindi non è questa la legge dei punti coniugati, non è semplicemente la somma di P e di Q costante. Ma allora potrebbe essere il prodotto P per Q costante. Infatti le due serie di numeri, una crescente e una decrescente, potrebbero essere di questo tipo. Qui i numeri crescono, qui diminuiscono, ma il prodotto rimane costante. 1 per 30, 30, 2 per 15, 30 e così via, 5 per 6, 6 per 5. Andiamo quindi a fare la prova e vediamo se effettivamente il prodotto di queste coppie di valori rimane costante. Andiamo a inserire la formula in questa casella per fare il prodotto di questo numero per quest'altro. Vediamo, viene fuori questo valore e poi rifacciamo la moltiplicazione anche nelle altre caselle sotto, trascinando il cosiddetto quadratino di riempimento. Vediamo che il prodotto non rimane costante. Infatti si passa da oltre 17.000 a meno di 2.000. Quindi non è nemmeno questa la legge dei punti coniugati, cioè non è che il prodotto tra P e Q rimane costante. Allora facciamo quest'altro tentativo. In questa tabella, in questa colonna, andiamo a calcolare i reciproci di P e in quest'altra i reciproci di Q. Quindi andiamo a scrivere 1 diviso P, ho inserito i decimali altrimenti non si vedevano, e trascinando il quadratino di riempimento a destra faccio la stessa operazione, quindi 1 diviso 784, come vediamo 1 diviso C8. Adesso trascino sempre con il quadratino di riempimento, avevo sbagliato, non ero riuscito a prenderlo, quindi lo faccio adesso, e in questo modo ho tutti i reciproci di P in questa colonna, quindi per esempio 1 su 22, 1 su 25, 1 su 27, e in quest'altra colonna ho tutti i reciproci di Q. Questo è 1 su 784, questo è 1 su 142 e così via. Come possiamo vedere, per esempio, 1 su C12 e così via. Adesso ho ottenuto altre due serie di numeri, due colonne, che sono però nell'ordine inverso rispetto a prima, cioè mentre prima P aumentava, adesso i reciproci diminuiscono. Infatti 00, 455, 400, 370, si vede che sono numeri che calano. La stessa cosa accade
con l'altra colonna, mentre prima Q diminuivano i valori Q, adesso i valori Q, i reciproci di Q aumentano. 0013, 0070, 105 e così via, stanno crescendo. E quindi ci chiediamo se per caso la loro somma rimanga costante, perché la situazione è analoga a quella di prima: una serie di numeri che stavolta diminuisce, un'altra che cresce, può darsi che la somma rimanga costante. Quindi adesso andiamo a vedere. Dunque 1 su P più 1 su Q, inseriamo la formula per sommare questi due valori e otteniamo questo valore qua. Trasciniamo poi anche nelle altre caselle e infatti vediamo che il valore che otteniamo è praticamente costante. Naturalmente è un esperimento, non possiamo pretendere di ottenere valori perfettamente identici, però si vede che sono valori che rimangono molto simili tra loro. Dunque è questa la legge dei punti coniugati: la somma dei reciproci di P e Q, 1 su P più 1 su Q, si mantiene costante. Ma c'è di più: quanto è il valore di questa costante? Lo possiamo capire se facciamo di nuovo il reciproco di questi valori ottenuti. Quindi inseriamo qui la formula per fare il reciproco di questo valore, poi trasciniamo con il quadratino e abbiamo i reciproci di tutti questi altri valori. E che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto praticamente la focale dello specchio, che avevamo misurato in 21,5 prima, quando avevamo diviso a metà la posizione del centro, 43 cm. Qua vediamo la focale dello specchio, che sono i reciproci di tutti questi valori, misurata praticamente 6 o 7 volte. Di questi 7 valori facciamo la media, 21,4 cm. Questo è il valore più preciso della focale dello specchio. Inoltre possiamo anche associare un'incertezza di misura attraverso il calcolo della semidifferenza di questi valori. Semidifferenza, ricordiamo, vuol dire individuare il valore massimo, 22,9 cm, il valore minimo e 20,9 cm, e fare la differenza diviso 2, la semidifferenza. Quindi la differenza è 2 cm diviso 2, 1 cm. Quindi la focale del nostro specchio è 21,4 cm, più o meno 1 cm, con un errore abbastanza piccolo del 5%. In conclusione, la legge dei punti coniugati è questa: la somma dei reciproci di P e Q, 1 su P più 1 su Q, è uguale al reciproco della focale, 1 su F. Se noi poi facciamo di nuovo il reciproco della focale, otteniamo la focale dello specchio.